Ciao amici e bentornati sul canale. È da un po' che non pubblico su YouTube, me ne rendo conto, ma sono stati un paio di mesi un po' incasinati, anche perché ho partecipato ad Euroflora. Mezz'oretta dopo abbiamo parcheggiato il camion. Sta facendo tipo il diario di bordo, Marchino. Tanta gente all'opera, noi invece assolutamente no, abbiamo finito adesso di parcheggiare e stavamo trulleggiando sostanzialmente. Adesso andiamo dentro il nostro stand e iniziamo a fare un pochettino di sistemazione delle varie orchidee. Vi avevo accennato la mia partecipazione ad Euroflora anche nel Q&A e in questo vorrei parlarvi invece della mia personale esperienza, di quello che ho combinato nell'arco di 15 giorni a Genova. È vero, non è inerente al bonsai, ma è comunque inerente alle piante, è una manifestazione molto storica che ha comunque il suo peso. In passato, infatti, questa esposizione si svolgeva alla Fiera del Mare, proprio a Genova, mentre nelle ultime due manifestazioni, negli ultimi due appuntamenti, si è tenuta al Parco di Genova. Genova Nervi. Ho partecipato ad Euroflora come, diciamo, comune mortale 4 anni fa e devo dire che mi era piaciuta molto, però era anche la prima volta. Per questa edizione effettivamente avrei qualche critica, però vabbè, tralasciamo. Primissimo giorno ad Euroflora e dobbiamo ancora finire anche noi di allestire, però vedo che anche intorno sono un po' indietro con i lavori. È già intenso, è già veramente intenso. Già solamente per scaricare i cc è tanta roba. Quello che dovevamo fare il 21 di aprile era anche quello di allestire il nostro gazebo nel Mercato del Verde. Il Mercato del Verde, appunto, era una zona all'interno di Euroflora dedicata ai venditori delle piante. Noi, come azienda, in particolare abbiamo portato le orchidee e poi, in particolare, Alice si è occupata di allestire perfettamente il gazebo. Allestimento finito. Vero. Tutti molto indaffarati, anche perché l'indomani ci sarebbe stata l'inaugurazione, quindi proprio l'apertura vera e propria della fiera. A tal proposito, ancora complimenti alle ragazze e ai ragazzi di Aster che sono riusciti proprio a supportare tutti quanti i partecipanti, tutti quanti gli espositori con le loro richieste, che comunque li hanno assistiti e aiutati per la realizzazione dei loro progetti e anche per la riuscita complessiva di Euroflora. Mentre il 22 aprile c'è stata l'apertura vera e propria della mostra. Primo non giorno, hanno fatto l'inaugurazione, c'è una marea di gente e speriamo vada tutto quanto bene. Non ci aspettavamo così tanto, cioè non pensavamo fosse così tanto. La mattinata del 22 aprile è stata riservata a giudizio dei giudici. Cosa fanno i giudici? I giudici giudicano appunto tutte quante le esposizioni, le varie piante messe in mostra. Avevo dato un piccolo sguardo, una piccola occhiata alla lista dei giudici e devo dire che c'erano tanti architetti paesaggisti, ma anche tanti professionisti del settore. E proprio tra i professionisti, diciamo così, del settore piante, c'era anche Vito. Non so se vi ricordate, vi lascio comunque una i qua in alto, però Vito è il proprietario di uno dei camelieti più grandi in Italia e lui, insieme ad Andrea Corneo, ovvero il presidente dell'Associazione Italiana della Camelia, hanno giudicato proprio tutte le acidofile. E sono riuscita ad incontrare Vito durante l'inaugurazione e gli ho chiesto un paio di informazioni, gli ho fatto un paio di domande inerenti proprio alla giuria, come si svolge tutto quanto questo processo. Che dovrei esserci sotto giuramento, che non se ne potrebbe parlare. Sotto Dentro, giuramento? dentro ci vuole. Se si vedeva l'indirizzo del giardiniere, della ditta che aveva, non si doveva, si doveva automaticamente escluderlo. Cioè dire io l'ho visto, Ha non visto, posso più so chi è, giudicare. so, Lo cioè, conosco. no, io riesco da quello che c'è, ho cosa attaccata alla pianta, al vaso, a un supporto, riesco a risalire a chi ha titolare, di chi è, Non questo posso. viene automaticamente escluso. Quantunque noi dovevamo impiccare arbore, cameli, rododendri, acidofile, Dai. sì, molte azalee, molte di quelle gialle, quelle delle Le azalee, mollis. i rododendri e poi quegli altri che vengono dall'America. Sai quelli col fiore, Cornus il scusa. cornus.
Comunque un casino dell'80, veramente una marea di gente, poi tutti quanti vestiti a modino, io invece con mio pile mezza puzzolente perché eravamo in giro dalla mattina a sistemare le piante. Effettivamente il giorno dell'inaugurazione è stato l'unico in cui siamo riuscite a visitare abbastanza bene l'intera fiera, l'intera mostra, e oltre comunque ad aver visto delle piante veramente belle, vorrei fare anche i miei complimenti ai fioristi che hanno fatto le varie composizioni nei diversi musei, in particolar modo a Marco, a Flavio e anche a Federico, veramente bravissimi. Facciamo un veloce giro, vi faccio vedere un po' alcuni scorci della fiera per farvi vedere quant'è veramente bella. Bello il drone. Chi è che espone in questo caso? Esatto. Pino Nero. La prima immagine piove sempre, difficile che non. Sai. Ah, c'era questo qualche. Mio? Adoro. Adoro. Ora, dopo aver gironzolato abbastanza, dopo aver visto un po' di piante, vorrei dirvi cosa ne penso. Probabilmente un po' perché lavoro in questo settore, lavoro con le piante, un po' perché avevo già visto quella di 4 anni fa, però devo dire che questa volta, a parte l'euforia iniziale, perché comunque Euroflora è sempre Euroflora, però mi aspettavo un qualcosina di più. Sicuramente logisticamente esporre in un parco e soprattutto esporre nel parco di Nervi non è semplice. E non è neanche così semplice creare di qualcosa di unico, di sensazionale in un luogo che appunto frappone già tanti limiti. E il primo limite è sicuramente la sua collocazione. Come vi dicevo, infatti, la mostra si svolge all'interno del Parco di Nervi, quindi non è Genova-Genova, ma è a 20 minuti da Genova ed è un posto secondo me meraviglioso. Per i partecipanti alla fiera e per chi quindi vuole magari portare delle piante più importanti, farlo diventa quasi impossibile, proprio perché nel parco non può accedervi un bilico, ma deve essere aiutato al trasporto delle piante grazie ai ragazzi di Aster. Questo doppio trasferimento, diciamo, quindi il passaggio da un mezzo importante a un mezzo più piccolo di Aster e successivamente dal mezzo di Aster al parco, è impegnativo e richiede più tempo. E purtroppo, per fortuna, sappiamo tutti che il tempo alla fine è denaro. Penso quindi che, per quanto sia veramente bello il parco, perché è veramente bello avere davanti il mare, dietro le montagne, allo stesso tempo diventa estremamente limitante per un espositore. Nello scorso video Caterina diceva che prossimamente verrà inaugurata una nuova fiera a firma di Renzo Piano e sarebbe bello appunto in futuro l'unione tra la nuova fiera e comunque il Parco di Nervi. Quindi non so, fare la mostra principale alla fiera nuova e continuarla poi nel Parco di Nervi, un po' come succede col Salone del Mobile di Milano: c'è il salone e poi c'è il fuorisalone che praticamente include tutta quanta la città di Milano. Non so, si potrebbe creare una cosa del genere anche per far girare molto di più le persone, per far vedere molte più piante. Devo dire che comunque le persone interessate alla fiera e alle piante ci sono e ci saranno sempre, e sono molto contenta di come in generale è andata la nostra Euroflora. È stata veramente un'esperienza unica che probabilmente non rifarei, è veramente importante. E a tal proposito vorrei comunque ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, Alice e Marco in particolare. Penso che il bello di questa fiera, oltre che alle piante, siano state le persone che ho incontrato. Un grazie anche a tutte le persone che sono passate al nostro stand, anche a quelli che mi hanno riconosciuta, grazie veramente, è stato un piacere incontrarvi. Concludo così il mio video, sperando di potervi vedere in uno nuovo e, perché no, magari anche in giro. Ciao a tutti! È finita! Basta, da domani entro, smonto tutto e a casa a far la lavatrice. Mamma mia, mi manca l'ammorbidente. Bello. E poi chi lo sa, magari tra 4 anni mi fanno fare il giudice ad Euroflora. E io ci spero sempre.
Sarei un giudice stronzo? Sì, però mi divertirei tanto.